Sopra non ci sono nessun cartello per le bici. Esatto. Sono le regole, sì. Oh. Se no cosa fai? Montevecchia Alta, IVP26, Tarallone, no non è un tarallo scusa, Talarione, Enduro col Totone. Che cazzo ha messo qua la GoPro? No. Oh, va che va via. Che cosa piede, papà? Che cazzo è che ha messo la GoPro nello stivale? Buongiorno ragazzi, siamo a fare chiaramente Talaria, Ivo e Toto. Cosa vuol dire? Talarione in Brianza. Ogni volta che usciamo e andiamo in un posto diverso in Brianza, ve lo facciamo vedere facendo un video. Siccome anche noi alla fine giriamo sempre più o meno nella stessa zona, che è vicino a dove abito io a Monza. Però l'obiettivo è quello, come abbiamo questi mezzacci della Madonna, raga, di esplorare sta cavolo di Brianza, perché la Brianza è piena di posti fighissimi per girare. Il problema appunto è che non li conosciamo noi. Quindi io mi sono appena scaricato, e voi mi direte, ma sei proprio un boomer, Trail Forks. Ho sempre vista come l'applicazione per i vecchi che dovevano andarsi a fare il giro. Ricordo che non è una, assolutamente una, esatto, sponsorizzazione. Invece raga, se effettivamente non conoscete il posto, almeno vi dà un'idea di dove sono i trail. Come al solito comunque, come potete notare, la Talaria non l'ho lavata la volta scorsa. Come al solito dovete vedere che avete sgonfiato un pochettino le gomme. Dai, 3 bar e mezzo siamo scesi a 3 bar. Esatto. No, ecco, l'unica cosa importantissima che mi dimentico ogni singolo video, raga, iscrivetevi al canale perché siamo vicini ai 400.000 iscritti. Mi piacerebbe un sacco riuscire a raggiungere poi pian piano il 500.000. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale che è gratis. Poi, se avete voglia, lasciare un like, un commentino, quello sarebbe proprio big cuoricino. Guarda che bello, ti faccio vedere. Cazzo, la pompetta per il cazzo. Esatto, diventa grossissimo, bro. Ma questo un ride? Oh! Cazzo, qua non sale. Ma scusami, ma io avevo proprio guardato e ho detto da lì si sale sicuramente. No, guarda, c'è proprio il sentiero, zio, me lo dà. È di lì. No. Ragazzi, questo rumore qua è esattamente lo stesso rumore che fanno le bilance quando ti pesano il prosciutto al supermercato. Ed è il rumore della centralina che praticamente quando l'accendi tutte volte lo fa. Dobbiamo andare per forza di qua, credo. O in su o in giù. Dovete tornare sulla strada di qua. No, in realtà volevamo salire. Io questa non l'ho mai fatta. Secondo me è questa qui, quella che c'era segnata sulla mappa. Grazie. Grazie mille. Vediamo. Perché sono tutti gradini questi. Madonna, ma questo è trial, Ivo. È trial. Bella sta scalinata, eh. Aia, 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 aia. Oh cazzo, mi stavo schiantando. Buongiorno, buongiorno. Madonna, dove siamo? Minchia, che roba. Che posti, raga. Madonna, siamo proprio nella Brianza inoltrata qua, raga. Comunque ci tenevo a specificare, prima che la gente parli per niente, che ok, noi magari tante volte facciamo i coglioni nei video, certo. Noi ci teniamo a rispettare chiaramente sempre tutte le persone che incontriamo. Noi lo facciamo semplicemente per intrattenervi nei video. Minchia, ma che posto? Cazzo, è la Valle Incantata? Oh, quello. Quella lì sembra la cantina delle case in America, classica. Ma no, che paura, dai, andiamo a vedere. No, zio, che cazzo è? Ma cos'è? Va giù secca proprio. No, ma zio. Scusa, eh? Scusa, per curiosità. Un cagatoio. Vediamo se c'è il cesso di qua. No, non c'è. Ciao. Vai. Minchia, diretto. No, un cazzo di ramo. Torniamo giù. Raga, è proprio questo il bello di Talaria, vedete? Cioè, non c'è il sentiero. L'abbiamo più o meno creato. Adesso ce lo facciamo in discesa. Che il bello della Talaria è che si guida anche abbastanza bene in discesa. Non come una bici, però è già divertente da guidare. Oh! Oh! Un po' stretto con i rami in mezzo ai coni, ma bello. Che figata.
bello. Vi ricordo sempre che se volete comprare un bel talarione vi lascio il link in descrizione, e se utilizzate il mio codice, raga, avete anche 250-300 euro di sconto, se non mi sbaglio. Comunque noi stiamo andando verso, in teoria, dei sentieri da DH che abbiamo letto. Tranne che appunto stiamo esplorando il bosco, dobbiamo spostarci un bel po' in realtà in direzione. Attenzione, sentiero. Sì, non è questo non è segnato. Se vuoi possiamo provare ad andare di qua. Oh, secondo me qua abbiamo trovato qualcosa, eh. Ma cosa cazzo arrampica? Oh, oddio mio. Cosa c'è di qua? C'è un sentiero? Allora, credo di là, perché qua giù va proprio giù picchiata. Occhio che va giù. Sì, sì, no, ma ci piace. Picchia, ci piace, ci piace quello okay. Che picchia. Grazie, no. Ciao. Un po' freeride, però com'è l'omi? Guarda, che figo, è anche un saltino tra l'altro. Oh zio, bella, va qua. Andiamo su, cima al monte. Ma cos'è? Questa è veramente andata senza ritorno, frate. La pedivella interna, la bastardata. Minchia, nazi di brucia. Ma quelli poi? Così. Che rischio. Vuole passare? C'è spazio, eh. Però buttala giù di qua. Esatto, in caso la lanciamo nel fiume, via. Talarione in brianzone. Ma anche questo, cazzo, che bello che è. Anche questo qua è carino, indici. Ma che bello. Ma basta che me lo dici, non c'è bisogno di arrabbiare. Ma manetto. Voi state scherzando, adesso vuoto tutti e due. Perché? Ma ci sono i cartelli grandi così, non posso passare indietro. Sopra non ci sono nessun cartello per le bici. Esatto. Abbiamo rischiato di prendervi. Ci siamo fermati alla fine, non è che abbiamo creato un problema. Alla fine non è che stiamo facendo chissà che male, eh. Capito, prego. Eh? Vai. No, beh, io voglio star qui fermo adesso. Non posso. L'importante è quello, eh. Come è suo il bosco è anche mio. Abbiamo. Sì. Lì, perché se no? Se non c'è un divieto non puoi passare. Io sono arrivato da sopra e non c'era il divieto. Se voi non lo rispettate, fate i cazzi vostri un altro conto. Oh, innanzitutto modera il linguaggio, eh. Modera il linguaggio, perché rispetto. Ce l'ho io per te, il rispetto lo dai anche tu a me. Nel parco del Curone si va a passo d'uomo a 50 all'ora. La madonna, se andava a 50 all'ora ci schiantavamo su un albero. Ma ci sono le regole, sì. Mongoloidi. Oh, piano. Se no cosa fai? Niente, non facciamo niente. Se no cosa fai? Niente, non facciamo scusi, signora, niente. Ma tutto bene? Cioè, ma tu ti rendi conto che ci siamo fermati, ti abbiamo chiesto scusa, abbiamo detto non lo sapevamo, da solo non abbiamo visto divieto, non ti abbiamo attaccato. Rilassati. Non mi rilasso. Fatto senza coglioni che non rispettano le regole. Va bene, va bene. Non c'è problema. Comunque, vai tranquillo. La foto ce l'ho. Puoi dirmi anche come ti chiami e mi fai un favore. Bene. Sta tranquillo che vai direttamente su questo, quello che succede nel parco del Curone. Due coglioni in bicicletta dove non possono passare. No, io sono qua a prendere, a prendere l'aria fresca io. Mi piace star qua. Guarda, tocca ai cani, che figa. Ma ce li ho anch'io i cani, guarda. Te li stai creando te i problemi. Prendersela così è proprio. Si vede che sei qua. Sei qui a cercare rogne. Punto. Non è che sei qua a fare altro. Te ne sei a farti la passeggiata normale. Coglioni, pezzi di merda. Bisogna andare dove non devono andare. Qua a cercare rogne se fai così. Dai, non è successo niente. No, andiamo giù, facciamo il giro. Sì, ma quali passare di noi? Aspettiamo un attimo qua. Tanto noi non abbiamo fretta, Ivo. Alla prossima, eh. Correre indietro, guarda. Andiamo su noi. Eh? Io non c'ho proprio sbatto di andare così. No, io scendo da qui adesso. Tu non hai capito, io scendo di qua. No, no, per questione di principio, zio. Cioè, non è suo il bosco. Noi avremo anche sbagliato. Ti abbiamo insultato? Rilassati. Arrivato. Va bene, vengo lì che mi mangerà il cane. Adesso minacciare anche di mollare il cane mi sembra veramente esagerato. Guardi, se ci fa passare non gli rompiamo più le balle.
adesso per chiedere, cioè, vai in giro a fare sport. Io vengo di quei cani perché sono sicuro non passano in bicicletta, perché le bici mi stanno esattamente sui colpi. E perché ti stanno sulle balle? Ma te le stai cantando tutte te, non abbiamo detto niente noi. Cioè, ci passiamo di fianco, non è che ti acceleriamo dietro, madonna. Oh. Ciao, ci vediamo alla prossima avventura. Che nervoso, è stato un momento che... Volete arrivare a verla, l'ho visto. Io volevo tirargli un pugno in faccia. Vi giuro che ne incontriamo tante di persone in giro quando siamo in giro nei boschi. Senti, e non ci rompono mai le balle, anzi, tutti esatto sono incuriositi, ma poi avete visto, cioè raga, alla fine noi siamo arrivati. Li abbiamo visti appena stavamo andando, li abbiamo visti, abbiamo frenato e non è che gli siamo arrivati vicini, cioè frenati con largo anticipo. Come hai detto te, lui è proprio qua a cercare rogna. Gli ho detto, ti devi rilassare, vieni in faccia e mi fa, se no che fai? E cosa devo fare? Quando ha detto siete in giro con le biciclette, gli ho detto tanto per iniziare non è una bici ma una moto. Qui non so se c'è un sentiero. Lo sai che se torniamo indietro adesso lo ritroviamo? Minchia che figo! 2 seconds later. Eravamo praticamente fuori dal bosco. E tanto che dobbiamo tornare verso il furgone, ma o usciamo e andiamo sulla strada, ma no targa. Di per forza dobbiamo andare di qui, che è dove è andato il tipo. Lovely friend. E in qualche modo dobbiamo riuscire a tornare indietro, se no. Scusate, però dovevamo per forza tornare qua perché sennò ci eravamo persi. Grazie. Vabbè, dai, è stato più gentile di quello che mi aspettavo. Non so se è un gradino quello. No, si fa. Mi sento aperta. Messicano. Il suo passaggio è simpatico, devo essere sincero. Raga, compratela, usate il mio codice sconto, cazzo. Sono proprio soddisfatto di aver fatto arrabbiare quel ragazzo. Scrivetemi nei commenti come avreste reagito voi, che sono curioso, perché Ivo era lì. Devo essere onesto o per il video? Quello lì palesemente voleva un bel c***o.